In conclusione, noi sosteniamo che la bellezza è la principale caratteristica che il mondo riconosce nell'Italia. Individuarla e tutelarla sono le chiavi per immaginare un futuro oltre la crisi. Proprio per questo, affidare le opere pubbliche in mano ai privati, per le quali il nostro paese è conosciuto nel mondo, non potrebbe che rappresentare una perdita da tutti i punti di vista. La cultura non deve essere proprietà di singole persone, classi o singoli paesi, ma è patrimonio comune di tutti i cittadini. Grazie per l'attenzione. Ovvero il debito pubblico. Non si può negare che il debito pubblico di questo Stato è oramai diventato elevatissimo e la privatizzazione vorrebbe dire ridurlo fino addirittura arrivare all'eliminazione del debito pubblico e quindi non vedo perché questo passo non si dovrebbe poter fare. Inoltre, è stato sottolineato più volte dalla squadra avversaria che ci sarebbe una perdita di posti di lavoro, ma questo non è assolutamente vero, perché la privatizzazione del bene culturale non vuol dire che ci sarebbe una perdita di lavoro, anzi, essendo che il privato comunque tiene alla propria immagine, molto probabilmente darebbe ancora più posti di lavoro.